Come amministrazione abbiamo deciso di aderire alla proposta della città metropolitana di Torino e quindi di istituire un'antenna Europa nel nostro comune per cercare di avvicinare i cittadini di Foglizzo all'istituzione europea. Il comune di Foglizzo è un piccolo comune della provincia di Torino che apparentemente ha poco a che fare con un'istituzione grossa come l'Unione Europea. Però la vita di tutti i cittadini ormai è sempre più condizionata da scelte globali e opportunità globali, perlomeno a livello europeo. E quindi era giusto da parte nostra dare uno strumento ai cittadini, uno strumento che sicuramente negli anni si potrà evolvere e dare delle opportunità man mano maggiori, però ci sembrava giusto sfruttare questa opportunità della città metropolitana e avviare un percorso per avvicinare i cittadini di Foglizzo all'Europa. Foglizzo come amministrazione si è attivata in questi anni per ricercare fondi anche dall'Europa. Una delle ricadute dirette è il finanziamento ottenuto tramite il bando Wi-Fi for EU, per cui abbiamo ricevuto direttamente dall'Unione Europea 15.000 euro per realizzare una rete di Wi-Fi con 15 hotspot e una rete ad accesso libero pubblica. Sono state così attrezzate sia le piazze del paese che le scuole e il parco del castello con dei punti di connessione a questa rete. Altri finanziamenti ottenuti durante questa amministrazione tramite fondi europei, però gestiti dalla regione, come i fondi PSR e FESR, hanno dato la possibilità di realizzare dei lavori tuttora in corso, tra cui l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, con cui stiamo sostituendo 300 punti luce tradizionali con lampioni a LED, e un lavoro finanziato quindi con fondi per l'80% da parte della regione, però sono fondi europei. E assieme ad altri comuni, con capofila il comune di Caravino, ad esempio, abbiamo ottenuto un finanziamento al 100% per una gestione associata del patrimonio forestale del comune. Poi tuttora siamo alla ricerca di ulteriori finanziamenti, infatti sempre sul filone della gestione forestale abbiamo partecipato a dei bandi per il miglioramento forestale e della sentieristica delle aree verdi attorno al comune di Foglizzo, sempre in collaborazione con i comuni a noi vicini. Cittadini di Foglizzo, penso al pari della gran parte dei cittadini italiani, hanno un sentimento, posso registrare un sentimento contrastante nei confronti dell'Europa, perché sicuramente ci sarà chi è scettico verso quelle che sono viste come imposizioni da parte dell'Europa, ma c'è anche una richiesta di aiuto, di sostegno. E quindi questa Unione Europea, benché forse ancora non ben compresa, è vista anche come un'opportunità. Sicuramente si sa che dall'Unione Europea, oltre a regole, arrivano anche fondi. Questa è una delle prime cose percepite. Noi stessi come amministrazione stiamo cercando di recuperare fondi a livello europeo. Se ne parla un po' a volte come dei miraggi, quindi noi siamo ospitati, il municipio è ospitato in una splendida sede che è il Castello di Foglizzo, e quindi cercate dei fondi europei per restaurare, per valorizzare il castello, sicuramente un sogno per noi, un obiettivo a cui lavorare. E quindi tutti i cittadini vivono l'Europa fra questi due sentimenti, opposizioni. E poi, certo, pensando ai giovani, invece, che sono quelli che la vivono sicuramente in maniera già più attiva, molti giovani del paese si sono spostati all'interno dell'Europa con progetti tipo Erasmus, o ora vivono
e lavorano all'estero, e quindi, come sta succedendo a molti ragazzi della mia generazione, l'apertura che ha dato l'Europa ha creato nuove possibilità e sicuramente una fluidità negli scambi e nelle opportunità lavorative che fino a qualche anno fa era impensabile prima che ci fosse l'Unione Europea. Come sindaco e come cittadino, sicuramente il desiderio è vedere un'Europa sempre più presente nelle vite dei cittadini europei, quindi percepirla come un'entità amica e un'opportunità sempre maggiore di scambi e di confronto fra tutti i cittadini europei. Come comune abbiamo partecipato assieme ad altri tre comuni canavesani con capofila Lombardore a un progetto Europa per i cittadini che in primavera darà la possibilità di confrontarci con amministrazioni di altri paesi sui temi dell'agricoltura in particolare, e quindi siamo in attesa di questo gemellaggio fra amministrazioni. In futuro contiamo di proseguire queste attività e questi scambi in modo da rendere il nostro paese un paese europeo e consapevole di far parte dell'Europa.